Grazie, grazie ad Andrea Morricone che è qui in studio con noi per ricordare il maestro che proprio il 10 novembre avrebbe compiuto 92 anni e grazie a Laura De Licoli, presidente dei giornalisti cinematografici e della Fondazione Cinema per Roma che è in collegamento dalla nostra postazione di Mazzini. E Andrea Morricone, lei ha collaborato con suo padre per esempio per la colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso. Com'era questa collaborazione? Lei ha seguito le orme di suo padre, è un musicista, è un compositore. Formativa e piena di spunti, di interesse e per riflettere, per elaborare un linguaggio. Formativa, quindi una grande lezione. Certo, diciamo. Esattamente, una grande lezione piena di contenuti e per me, ma direi non solo, per generazioni di compositori, di intellettuali, artisti che fanno parte del mondo. Come definirebbe il genio di suo padre? Un genio nella civiltà, della civiltà, genio che si rinnova perennemente nella sua forza dirompente, nel rispetto delle regole, in una grande veemenza di creatività che produce senza sosta. Ecco, stiamo sentendo nuovo la musica, la colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso. Un grande incontro di Morricone fu quello con Sergio Leone per il western, un pugno di dollari, e anche qui abbiamo la musica. È vero, Laura De Licoli, fu un grande incontro? Beh, certamente, un incontro cominciato peraltro sui banchi di scuola, perché erano stati compagni di scuola. Intanto lasciatemi salutare Andrea con particolare affetto per tutta la famiglia e per la moglie di Ennio Maria. Ma voglio dire che, tornando al rapporto Morricone-Leone, si racconta che quando si incontrarono, quando Leone chiamò Ennio per proporgli la musica, la colonna sonora di Per un pugno di dollari, fu lì che si riconobbero perché erano stati sui banchi di scuola, si erano un po' persi nella vita. E questa colonna sonora è stata veramente qualcosa che ha segnato una svolta fortissima anche nel mondo della musica per il cinema. Tra l'altro ebbero subito una un'unione di proprio rispetto, una sintonia perfetta rispetto a quello che voleva Leone. Si dice, discutendo solo su un pezzo finale che era un degheio, che Sergio in realtà aveva già in mente, ma che poi invece Morricone fece completamente diciamo rifare, e fu Michele Lacerenza, credo, poi Andrea lo sa meglio di me, ma a interpretare quel brano alla tromba. E poi lì nacque il fischio, nacque tutto quello che fa parte anche un po' diciamo di un mondo musicale che per una serie di motivi poi fa parte, io lo dico proprio quasi con una battuta, è la colonna sonora della nostra vita per tante ragioni di popolarità e non solo. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. E ci vediamo un contributo. Vediamoci un contributo, sì. C'era una volta il West. Senta maestro, diceva Bernstein che non esiste musica classica, leggera, esiste solo la musica bella e la musica brutta. Ora, la musica di Morricone è una musica non bella, è bellissima, straordinaria, eccetera. Però, me lo faccia dire, la possiamo definire musica classica? Sì. Classico-sinfonica?
Sì, penso di sì, perché pur nascendo per le immagini, la musica di mio padre ha la qualità di essere se stessa anche senza le immagini, prescinde dalle immagini. Sta di fatto che la prova di ciò è che quando noi l'ascoltiamo senza il film è capace di generare in noi altre immagini, nuove immagini, e parla all'individuo, parla al soggetto in questa maniera. E parla a tutti. Certo. Questa è una grande Se io sento la musica di Mission ho delle emozioni, ho dei brividi, perché penso a qualcosa di grande, di eroico, di, no? Sì. Mi fa venire in mente questo. Certo. Questa capacità appunto di generare immagini, a mio avviso, siano quelle del film, quindi di ricordare il film, ma anche nuove immagini, nuovi orizzonti, quelli che ciascuno cerca, ciascuno desidera donarsi quando ascolta la musica. Ecco, io prendo l'iniziativa, se mi permettete, per sottolineare una cosa che mi sta molto a cuore. In questi giorni è uscita una raccolta, compilation importante di inediti. Ecco, prendo io questa iniziativa per sottolineare l'importanza di questa importante uscita Sugar Cam, appunto Morricone Segreto, e sottolineare davvero il sapore di questa musica, la capacità appunto, stiamo ascoltando un brano, la capacità ecco di creare delle suggestioni, creare questo, una sorta di viaggio, diciamo, dell'ascoltatore attraverso immagini da lui stesso prodotte, non necessariamente legate alla colonna sonora a cui appartiene la musica. Laura Delli Colli, un'ultima parola, perché il tempo ormai stringe purtroppo. Insomma, Morricone ci fa un ultimo regalo, un inedito, musiche che non conoscevamo. Sì, musiche che non conoscevamo, anche ritrovate, diciamo, nella musica leggera, per cui lui ha fatto moltissimi arrangiamenti. Non dimentichiamo, anzi noi alla Festa del Cinema lo abbiamo ricordato proprio mettendo una colonna sonora continua di queste musiche, da Se Telefonando pochi a tantissimi... Pochi sanno che Se Telefonando era di Morricone, pochi lo sanno. Pochi lo sanno, certo, non per i testi, ma naturalmente per la musica. E così tante altre canzoni degli anni 60. Lui è stato uno dei più grandi arrangiatori di musica leggera. Se pensiamo a Edoardo Vianello, non so, a Luigi Tenco, insomma, tantissime canzoni anche molto popolari. Morandi, Rita Pavone. E questo secondo me è anche il bello della musica per un autore che è stato un autore di sinfonica, tra l'altro, di composizione, anche a cui teneva moltissimo, e che non bastano i premi del cinema a ricordare, insomma. Adesso a Roma l'Auditorium porterà il suo nome, quindi di questo siamo molto felici. Molto grati tutti quanti. Grazie, grazie al maestro Morricone, grazie a Laura Delli Colli. Abbiamo respirato, Monica, eh? In questi minuti abbiamo finalmente un po' respirato. Era ora. Grazie alla musica. Adesso.